Riccardo Corbucci, hai iniziato giovedì 14 marzo il tuo tour per il quarto municipio. Sono 14 date che ti vedranno andare nei vari luoghi del quarto municipio con il tuo pulmino bianco-rosso. Innanzitutto, perché hai scelto di fare questa campagna elettorale come un tour? Ma perché credo che sia molto importante rimetterci in mezzo alle persone, ad ascoltarle soprattutto, a sentire quelli che sono i bisogni e le loro richieste per migliorare il quarto municipio e la città di Roma, e perché non avrebbe senso non farlo in questo modo, visto che chiediamo ai cittadini di venirci a scegliere il 7 aprile alle primarie, cioè chiediamo di scegliere non soltanto una coalizione per amministrare la città, ma anche delle persone. E questo credo sia il grande cambiamento che c'è grazie appunto alla possibilità di votare alle primarie, perché fino ad oggi i sindaci di Roma e anche i presidenti dei municipi, basti pensare al quarto municipio, sono stati sempre stati scelti in delle stanze nascoste, lontane dagli sguardi dei cittadini. Finalmente il 7 aprile avremo la possibilità di scegliere persone del territorio, il che in questi anni hanno fatto ovviamente l'opposizione con le persone. Io voglio andare a riascoltare questi cittadini, che sono quelli che ho già incontrato in questi anni, che molti dei quali mi conoscono, ma molti non mi conoscono e ho bisogno di sapere da loro anche quali sono le loro priorità per la città. Il tuo programma è declinato in 20 punti. Hai messo al primo punto l'utilizzo di bandi trasparenti e via via poi sei anche andato su tematiche più specifiche. Che cosa ti ha permesso di fare un programma così circostanziato? Intanto diciamo ecco, appunto, non è un programma di 20 punti, quelli sono i 20 punti sintetici per dare, diciamo, alle persone un senso complessivo del programma. Qual è, diciamo, il nostro obiettivo? Che sostanzialmente si può riassumere anche con poche parole, cioè migliorare la qualità della vita delle persone. In realtà il programma è molto più circostanziato, abbiamo anche pubblicato e dato alle persone un programma un pochino più preciso con quello che vogliamo fare, e questo tour serve per ulteriormente progettare insieme con le persone quelle che devono essere ovviamente i futuri progetti del quarto municipio. Perché è circostanziato? Perché ovviamente in questi 5 anni, in questi territori dove io sto facendo questo tour, ci sono sempre stato, ci sono sempre andato, ho conosciuto persone che si battono ogni giorno per migliorare i loro quartieri, e quindi insieme con loro mi sembrava giusto scrivere il programma per il nostro territorio. Io oggi ti ho seguito nel tuo appuntamento a Zona Talenti. Tu scendi in strada e fai dei comizi, un po' come si faceva 20 anni fa, 30 anni fa. Mi sembra che questa tua campagna elettorale voglia recuperare qualcosa che c'era nella vecchia politica. Una distinzione, se puoi farmela, tra vecchia e nuova politica, è tutto da buttare, eh? Intanto io ho cominciato a fare politica a 15 anni, nelle scuole dove si faceva politica con i megafoni, cercando di portare i ragazzi a fare le assemblee di istituto, quella disaffezione che ovviamente c'era a momenti di partecipazione. Sono molto legato a quel modo di fare politica, perché credo che di fondo la politica sia incontrare persone, stringere loro la mano, guardarli negli occhi e parlare, ascoltarci reciprocamente sulle varie idee che possiamo avere. Non è che la politica ha smesso di fare questo, è che oggi i mezzi di comunicazione sono diventati tutt'altro, molto più veloci, la televisione, internet, i social network impediscono a mio avviso i contatti e i rapporti umani. Io sono ancora della vecchia scuola in questo senso, per me la politica è ancora rapporto di fiducia personale tra le persone, capacità di guardarsi negli occhi e comprendere se chi ti sta parlando ti sta dicendo una cosa vera oppure ti sta dicendo una cosa che non potrà realizzare. Ecco, io ci tengo che chi potrà incontrarmi e chi potrò incontrare io possa avere la certezza che se metto la mia faccia per risolvere una questione, lui mi potrà ritrovare non soltanto oggi, ma anche domani su quella questione, quindi cercando insieme di risolvere i problemi, ovviamente. Perché un cittadino del quarto municipio alle primarie del centro-sinistra per scegliere il candidato alla presidenza del municipio dovrebbe votare te? Intanto perché deve votare una persona del territorio, e io sono nato, cresciuto, ho studiato, mi sono laureato, vivo e lavoro qui da quando sono nato, oggi ho 34 anni, e ho sempre fatto questo non perché penso che la politica sia un mestiere, ma perché penso che la politica sia una passione, e dalle passioni difficilmente si riesce, diciamo, a staccarsi. Fare il consigliere municipale in un municipio come questo equivale a prendere 700 euro al mese, per far capire quanto poco di valore economico questa
diciamo, questo impegno. Credo che addirittura si dovrebbe tornare a quando i consiglieri municipali non prendevano nulla, lo facevano soltanto per passione e volontariato, perché migliorare il proprio territorio lo si fa per passione. Ci sono centinaia di persone che lo fanno nei comitati di quartiere, nelle associazioni culturali, nelle parrocchie, nelle associazioni di volontariato, lo fanno tutti gratuitamente, migliorano tutti il loro quartiere. Anche i politici dovrebbero, almeno quelli locali, tornare a farlo in questo modo. E credo però di aver maturato in questi anni un'esperienza tale, che è quella che serve per amministrare un territorio grande come Bologna, una città enorme come quella del quarto municipio, serve l'esperienza, serve la capacità amministrativa, e credo che in questi 7 anni, 2 di maggioranza e 5 di opposizione, di aver maturato l'esperienza necessaria per poter amministrare bene questo municipio. Va bene, Roma 2013, dal pulmino del Riccardo Corbucci, presidente TUR, l'intervista al candidato alla presidenza del quarto municipio. Grazie e in bocca al lupo. Grazie.